Dalla Villa Palladiana di Lugo di Vicenza al castello e alla piazza degli Scacchi di Marostica, passando per il massiccio del Pasubio, alcuni luoghi simbolo del Vicentino fanno da set itinerante in questi giorni al film documentaristico sulla vita del celebre scrittore statunitense Ernest Hemingway. A 60 anni dalla sua scomparsa, ripercorrendo il suo girovagare per l'Italia dalla Grande Guerra del 15-18 in poi, toccando il massiccio del Pasubio, Schio e in generale il fronte italiano in Veneto. L'opera cinematografica in produzione sarà intitolata Il vecchio e la bambina e vede nel cast un volto iconico del cinema italiano, Maria Grazia Cucinotta, ospite in questi giorni di riprese in alcuni alberghi della zona. A interpretare il ruolo dell'autore di romanzi americano è Totò Onnis, come noto del teatro e del cinema italiano. Il film narrerà la storia di un nonno e una nonna che raccontano una favola ad una bambina rivivendo i ricordi di infanzia nel periodo bellico. La scorsa settimana, da martedì 8 giugno, una troupe guidata dalla regista Sebastiano Rizzo aveva iniziato a girare le prime scene. Sabato scorso la spedizione a Vallis Pasubio, con telecamere puntate sull'ossario e sul ponte tibetano Avis, accolta dalle autorità locali e alcuni volontari tra le location di montagna prescelte. La truppa è sbarcata l'altro ieri nella cornice antica di Villa Godi Malinverni, sulle colline di Lugo, e ieri nel centro di Marostica. Ad attendere gli attori impegnati e tutto l'entourage, una trentina di figuranti in costume della storica partita di scacchi inserita nella storia grazie all'impegno di comune locale Pro Marostica e di un gruppo di volontari. Toccate in questi giorni ovviamente anche altre località del Veneto. In pochissimi giorni la nostra città si è mobilitata per favorire le riprese, ma soprattutto per mostrarsi in tutta la sua bellezza, rivela il sindaco di Marostica Matteo Muzzo. Si tratta di una nuova e preziosa opportunità per promuovere i nostri gioielli monumentali e paesaggistici. Uno spicchio di Marostica e della sua peculiarità sarà visto in tutto il mondo, considerato il respiro di portata internazionale della produzione artistica dedicata ad un grande del Novecento come Hemingway. Centro storico, territorio, partita a scacchi saranno valorizzati in un progetto di risonanza al fine di attirare turismo qualificato.